Se Dio vuole, bene o male, finalmente però si riparte con questa Serie A. Non se ne poteva più. Parliamone un attimo. Allora, come dicevamo, finalmente si riparte con la Serie A, con i nostri colori, con la nostra squadra del cuore. Allora, però prima vi voglio invitare a lasciare un like e campanellina attiva. Se vi va, iscrivetevi, supportatemi. E se vi va quello che dico, che faccio e tutto il resto, mi farebbe molto piacere se mi supportate e fate un salto anche al bar dei tifosi Cenek, il canale mio e di altri ragazzi, che facciamo dedicato alle live sulla Serie A e coppe sulle nostre squadre del cuore, ok? Allora iniziamo perché finalmente ripartiamo con questa Serie A. Non ne potevamo più perché, come al solito, come tutte le volte che c'è una sosta, poi tra l'altro 2 settimane di sosta, lasciando stare ora il discorso della Coppa Nations League, lì come si chiama, che serve giusto così per fare comparsate, per business, noi ci abbiamo visto impegnati col terzo posto e tutto il resto, ok. Lasciando stare le critiche, fischi e fischi in qua e là, ok. Però io c'è altre cose che vorrei esaminare, parlare un attimo. Allora, perché ho sentito dire tante fesserie e anche tante mancanze di rispetto nei confronti della squadra. Il primo punto, primo, è andiamo col Verona. Giochiamo, aspettiamo il Verona, sappiamo tutti che sarà semplice, una squadra che è ripartita bene dopo il cambio di allenatore, squadra veloce, fisica, che gioca un buon calcio e sicuramente avremo delle difficoltà, sarà una gara da prendere con le pinze. Però per questo fatto, per questo, io tanto verrà schierata la migliore formazione che è possibile, perché come sapete abbiamo infortuni positivi, post operazioni e tutto il resto del Carlino che non ci si fa mancare niente. Noi tanto lo sapete, no? Com'è? Ormai siamo abituati a questo esplodi di giocatori fuori rosa. Però quello che mi ha fatto un po' arrabbiare, io ora non faccio nessun dissing, se no poi fanno dei video che mi rimproverano perché ci mettono la faccia e io invece no, io non ce la metto, vero? Eppure ho anche la mascherina, ma penso che la faccia comunque ce la metto male, se volete la tolgo. Il problema è che sento dire che ora, tutte queste assenze, la squadra perdiamo, la squadra non è all'altezza, tutte le solite fesserie che sentiamo dai non tifosi, anche tifosi poi, però più pessimisti, poi ci sono i non tifosi da selezionare e dividere dai veri tifosi. E queste sono, secondo me, mancanze, è una mancanza di rispetto. Per tutti quei giocatori che sono in rosa, sentirsi dire, siccome stanno sui social, leggono, vedono tutto, leggono giornali, notizie, e non vi dovete permettere di dire certe cose. Perché è ovvio che i titolari sono un altro livello, che per noi sarebbe meglio, infatti, giocare con la squadra titolare, insomma, con gli elementi adatti, quelli più tecnici, più rappresentativi. Però è una mancanza di rispetto perché anche l'anno scorso, come avete potuto vedere, come avete visto in molti, spero, siamo arrivati in Champions League quasi tutto l'anno a farlo senza tanti giocatori titolari. Allora, questa secondo me, queste sono mancanze di rispetto nei confronti di tutta la squadra, di tutti gli altri giocatori che stanno in panchina e hanno giocato meno. Queste sono mancanze di rispetto. Siamo andati in Champions League, abbiamo fatto la stagione scorsa come l'abbiamo fatta, è merito di tutti, non solo di quelli che i titolari, perché tante volte hanno giocato le seconde linee. E allora queste sono mancanze di rispetto. Sono mancanze di rispetto. A sentire queste cose quasi vi meritereste che la sconfitta. Voi tifosi, voi che dite queste cose, perché non avete rispetto. Siamo d'accordo che ci sono differenze sostanziali nella tecnica, nel carattere, nel giocatore. Se, però se sono lì, qualcosa di buono ci sarà, penso.
penso come qualcosa di positivo avranno. Siamo arrivati in Champions League, siamo andati a giocare le partite con tanti ricambi e siamo lì. Ma allora che vi va bene un cazzo? Non vi va bene un cazzo. È come il discorso dello staff medico che è stato colpato anche per gli infortuni post-operatori, che poi si sono operati i giocatori infortunati, e come fa a dare la colpa per degli infortuni di gioco? Cioè, allora, ma non hanno mica l'armatura i giocatori? Cioè, allora qui è da capirsi. E come l'ho già detto, se vogliamo parlare a Vanvera, si parla a Vanvera. Se no, no. Comunque, deve stare per ora, perché sarà una partita complicata. Può succedere di tutto, ci sta anche che non riusciremo a fare 3 punti per come siamo messi, però dobbiamo avere fiducia nei ragazzi, in quelli, chi gioca e chi subentrerà a posto dei titolari assenti, dei giocatori infortunati, indisponibili. Poi abbiamo parlato come per non farsi mancare niente, c'è stato tutto il capitolo, vabbè, Donnarumma, nazionali e tutto il resto, come per... volevo fare un... dire una mia considerazione che l'ho padellata, l'ho saltata, sul tatuaggio che si è fatto, semi, praticamente si può togliere, non di quelli non fi, non, però ecco, sai dove te lo devi, io volevo lanciare un messaggio, e tutti quelli che lo difendono, lo sapete il tatuaggio dove ve lo dovete fare? Soprattutto te, Ometto piccolo, te e il tuo agente? Con tutto il bene che vi voglio, nella testa il tatuaggio, qui dentro, qui perché siete bacati marci, qui, o nel culo, fatelo nel culo il tatuaggio, che è meglio, che è meglio. E finisco qui, questa era la mia considerazione sul tatuaggio, come se non bastasse, e poi dite che non va fischiato, dite che non va trattato in quel modo, addirittura ha fatto anche il video se faceva il tatuaggio. Ah, che cazzo merita uno come quello? Che cazzo merita? C'è pure da difenderlo? Va difeso? Va difeso? Secondo voi? Secondo voi? Quello si è baltato il cervello, ve lo dico io, ve lo dico io. E chi gli va dietro e chi lo difende? Comunque, testa a Verona, domani sera, io non potrò vederla, per motivi lavorativi. Comunque... mi affido, ragazzi, ho piena fiducia nella squadra, nel mister. Ecco, basta, finito qui. Like, campanellina, ciao.